infatti noto che prima di arrivare alla sua definizione ultima, un farmaco debba attraversare e brillantemente superare tre fasi di sperimentazione preclinica e clinica, solo al termine delle quali quel farmaco potrà essere legittimamente utilizzato come medicamento utile per trattare una determinata patologia. Ora, una startup californiana che opera nel settore biotech e che praticamente ha focalizzato la più gran parte delle sue attività sullo sviluppo, sulla produzione di terapie innovative incentrate sulle funzioni complesse del cosiddetto asse intestino-cervello, ecco, questa startup ha recentemente annunciato che un suo farmaco, noto con il nome preliminare di BL001, ha brillantemente superato e concluso la fase 1 della sperimentazione, e i responsabili della startup hanno anche ulteriormente annunciato che l'FDA, che poi è l'equivalente americana della nostra AIFA, ha sostanzialmente designato questo farmaco come medicamento potenzialmente utile nella SLA e nella sindrome di Dravet. Ora, la sindrome di Dravet è una patologia neurologica, per fortuna piuttosto rara, che colpisce bambini molto piccoli e che si manifesta con crisi epilettiche assai frequenti e soprattutto assai gravi. D'altro canto, ben più nota è la SLA, cioè la sclerosi laterale amiotrofica, una patologia che sappiamo essere neurodegenerativa e che praticamente si manifesta con una degenerazione dei neuroni motori tanto a livello cerebrale quanto a livello midollare, così determinando una paralisi progressiva ed ingravescente che sostanzialmente debilita, patologia rigorosamente invalidante, che tra l'altro porta a morte il paziente in un arco temporale che oscilla tra i 2 e i 5 anni, e patologia che in Europa sembra colpire 3 persone su 100.000, le cui cause risultano ancora adesso ignote, ove si escluda un 5-10% di casi nei quali alcuni fattori genetici vengono individuati alla base, come elementi alla base di tale patologia, il 90% dei casi non ha una causa nota. C'è chi suppone un'origine legata ad uno stress ossidativo potente che si manifesterebbe appunto nei pazienti con SLA, questo per una eccessiva produzione di radicali liberi non opportunamente controllati e neutralizzati da un'altrettanto adeguata produzione di sostanze antiossidanti. C'è chi invece propone l'attivazione di una via proinfiammatoria su base immunitaria. Di fatto sono solo ipotesi, non ci sono certezze, e questo naturalmente complica molto e anzi rende impossibile l'individuazione di una terapia che sia valida in ogni caso nei pazienti appunto affetti da SLA. Voi vi chiederete, sì, ma cosa c'entra tutto questo in una rubrica che invece parla di microbiota? Beh, c'è da dire che questo farmaco BL001, che è stato individuato da questa startup, è praticamente composto da 2 batteri del nostro microbiota, cioè è formato da 2 batteri che abitualmente sono ospitati nell'intestino umano, batteri che, stando appunto alle valutazioni precliniche che vengono dalla prima fase di sperimentazione di questo farmaco, sarebbero in grado intanto di modulare, dunque di regolare la disponibilità di un neurotrasmettitore, il GABA, cioè l'acido gamma aminobutirrico, nell'ippocampo, che è quella parte della corteccia cerebrale localizzata nei lobi temporali che praticamente svolge la funzione primaria di regolare a sua volta le funzioni della memoria e dell'orientamento. Pare tra l'altro, sempre dagli studi preclinici, che questo farmaco sia in grado di ridurre lo stress ossidativo, che abbiamo visto essere causa o comunque concausa della SLA, e riduce anche l'iperecitabilità dei neuroni, cosa che risulterebbe particolarmente utile nelle crisi epilettiche della sindrome di Dravet di cui parlavo precedentemente. Il ricorso ad opportune terapie probiotiche nella SLA in realtà non è affatto una novità per chi segue questa branca nuova ed affascinante della scienza medica, ma in questo caso le nuove acquisizioni che derivano dal nuovo farmaco BL001, che ricordo è un farmaco, ricordo e sottolineo, è un farmaco ancora in fase sperimentale, non è disponibile, non è reperibile nelle farmacie, dovrà attraversare e superare altre 2 fasi di sperimentazione prima di essere reperibile, tuttavia, ripeto, apre una finestra di speranza su una patologia che, se non almeno curabile, potrebbe quantomeno essere rallentata
stata nella sua evoluzione patologia che però al momento è ancora orfana di farmaci realmente utili.